Volevo chiedere, secondo lei, professor Amato, uno Stato che ha sovranità e controlla la propria banca centrale può realmente fallire? Lei vuol dire con la sua prima domanda che un governo che controlla la sua banca centrale non fallisce? È da vedere questo, ecco, perché sicuramente un governo che controlla la sua banca centrale manovra la propria valuta attraverso la banca centrale e quindi in momenti di difficoltà può svalutare e cavarsela come noi facevamo una volta. Però non è detto che riesca a cavarsela, perché che cosa può fare? Può fare stampare moneta in momenti di difficoltà, ma se ne stampa troppa la trasforma in carta straccia e l'Argentina, che ha il controllo della banca centrale, in realtà è arrivata al fallimento. E non credo che la Grecia si troverebbe molto meglio se ritornasse alla sua dracma e ne stampasse grosse quantità.